un nuovo appuntamento con l'Almanacco del Giorno Premio, il magazine settimanale di ST Television con tutti gli appuntamenti culturali più importanti della città di Lamezia Terme. Questa settimana siamo stati all'Associazione Culturale Samarcanda per un ricordo a Tonino Jacopetta, uomo, artista e scrittore di enorme valore. Siamo stati poi al Museo Archeologico Lametino per l'evento L'Oro d'Oliva. Abbiamo incontrato poi Tiziana De Matteo in occasione del suo musical Giulietta e Romeo al Teatro Grandinetti. Grazie intanto che ci segue in tutte le nostre iniziative e siamo felici di questo perché così abbiamo modo di poter comunicare le tante cose che il territorio continua ad offrire. È la riapertura del nostro anno sociale e abbiamo tardato un attimino di più per ovvi motivi, visto che ci sono stati altri problemi in città e altri impegni assolutamente irrinunciabili. E cominciamo stasera con un illustre lametino e ci incontriamo tutti insieme per parlare del professore Tonino Jacopetta. Ma la cosa particolare che ci fa sentire ancora più vicino a noi Tonino, come se fosse qui con noi stasera, è la presenza di parte importante della sua famiglia, della figlia Barbara e della nipote Manuelita, per cui avremo da parte loro proprio delle notizie, delle confidenze che usciranno dal cuore perché partono direttamente dal loro vissuto. Quindi passerei la parola a loro prima di dare inizio al nostro incontro. Credo che sia importante partire da questo punto proprio perché la domanda, no, è bellissima, nel senso che due persone completamente diverse, come uno sdoppiamento di personalità nel senso positivo del termine, un padre come ce ne possono essere tanti, è abbastanza severo, devo dire la verità, soprattutto nella fase dell'adolescenza, quando mi ha dovuto dare comunque, no, una via da seguire che fosse certa, sia per il lavoro, per tutto quello che era la vita, dove l'artista si percepiva però non tanto, e poi una vita, quella insomma da artista, da scrittore, e che lui amava tenere più riservata per se stesso, che non comunicava molto alla famiglia, cioè nonno, ci coinvolgeva me e mamma nelle sue scelte, ma non perché ci riteneva incapaci di comprenderle, perché è come se lui vivesse un privato e una vita pubblica in maniera separata, anche perché è una persona molto semplice, molto alla mano, e non avrebbe mai potuto fare diversamente, né darsi delle arie, era troppo umile. E quindi questo è un grande insegnamento del mio papà, l'umiltà, che è una cosa, un valore importantissimo per me che ancora perseguo. Ritengo questa città profondamente ingrata, non per mio padre, per tutti, verso tutti gli artisti, che siano cantanti, che siano attori, che siano diciamo anche registi in erba, cioè qualsiasi forma di arte, pittori. È una realtà purtroppo da cui spesso bisogna fuggire per poter avere soddisfazione. Anche per papà è stato lo stesso, anche se lui ha continuato ugualmente a crederci, è stato riconosciuto per quello che, ecco, ne capivano di più magari gli esperti, e aveva anche poi tantissime amicizie a Roma, dove lui aveva, ecco, conosciuto poi alcuni autori, però devo dire la verità, questo è qualcosa che un po' mi pesa, perché poi mio papà entrò di ruolo a Ferrara, dove lui lavorò il primo anno come insegnante di lettere, e quando chiese a mia madre di trasferirsi, lei non fu molto d'accordo. Quindi io penso che se mio padre fosse rimasto lì, avendo io poi per vicissitudini diverse frequentato molto l'Emilia, tuttora la frequento, per questioni di mia figlia, la vivacità culturale che c'è lì, anche la città, penso mio padre sarebbe diventato, il nostro destino sarebbe stato diverso, qualcun altro, perché mio padre meritava, non perché fosse mio padre, ma meritava sicuramente molto di più. Jacopetta, secondo me, è una figura molto originale per il territorio lametino. Sicuramente passa come colui che si è occupato di Franco Costabile, quindi come l'esegeta di Franco Costabile, e in effetti i meriti in questo senso sono elevatissimi. Ma ciò che di lui non si ricorda
è il discorso avanguardistico dal punto di vista letterario, perché come lametino, forse anche come voce calabrese, è colui che ha dato dignità letteraria agli haiku, che sono dei versicoli che negli anni 20 hanno avuto una certa fortuna, per poi eclissarsi fino ad avere una fortuna maggiore durante il periodo ermetico, che è il periodo che sostanzialmente Jacopetta spulcia per fare la sua trattazione esegetica su questo poeta del sud, che è appunto Franco Costabile, campo d'attenzione del suo lavoro ermeneutico. Stasera siamo riuniti qui per ricordare Antonio Jacopetta, nonché mio zio, era fratello di mio padre, quindi una cosa che ci gestiamo in famiglia, io e mia cugina Barbara, sua figlia. Io volevo fare dei cenni sull'uomo più che sul poeta, sull'artista Tonino Jacopetta. Come ho già detto in un'altra occasione tempo fa, quando lui ancora era vivo ed era presente, ho ricordato pubblicamente, ringraziandolo anche pubblicamente, quanto lui abbia inciso sulla formazione mia, sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista proprio dello sviluppo della personalità. Lui veniva spesso a casa mia e con la motivazione di approfondire così storia, letteratura, le cose che io studiavo scolasticamente. Poi invece si facevano dei voli che andavano a parare in tutt'altro posto. A volte restavo coi compiti da fare pure, perché avevamo completamente sorvolato. Lui partiva da un input qualunque e poi invece ci allontanavamo e si spaziava tantissimo, si esulava proprio dai testi scolastici, non c'entravano più nulla, si abbandonavano e mi parlava di tantissimi argomenti originali che a scuola non si toccavano assolutamente. Per esempio, quando io mi diplomai agli esami di Stato, uscì come traccia di letteratura Pavese, ma neanche sfiorato a scuola. Però io feci quel tema perché l'avevo trattato assieme a lui, quindi esulando dal programma proprio che si era fatto a scuola. E un'altra cosa importante è che lui mi portava altrove praticamente, quindi anche nel mondo dell'arte, della musica. Ricordo in particolare una volta arrivò a casa e mi diede un regalo. Questo regalo consisteva in un 45 giri. Lo aprì ed era un 45 giri di Luigi Tenco e la canzone era Vedrai, vedrai. Quindi ero quasi poco più di una bambina e mi mise di fronte a quest'opera d'arte. E devo dire, non mi ha più abbandonato questa canzone, ma il testo soprattutto, per quello che significava. Soprattutto sono ricorsa a quella canzone nei momenti più difficili che ho potuto attraversare nella mia vita. Quindi nella tristezza, nello sgomento, che ritroviamo anche nelle sue poesie spesso, ma c'è sempre una proiezione, un'apertura verso una risoluzione nel tempo, nel futuro, quindi una visione piuttosto ottimistica della vita, nonostante possa apparire il contrario. L'Oro d'Oliva è un evento che il Museo Archeologico Lametino ha organizzato in occasione di questa apertura straordinaria pomeridiana, quindi dalle 17 alle 21, poiché in realtà il museo chiude alle 17, quindi abbiamo prolungato insomma l'apertura e l'abbiamo dedicata appunto a questa pianta e a questo prodotto che sono uno delle eccellenze del nostro territorio ed è una pianta di un fortissimo valore simbolico fin dall'antichità e un po' per tutte le civiltà, quindi è una pianta che rappresenta anche l'occasione per raccontare la storia dell'umanità, una pianta di antichissime origini, probabilmente appunto nasce in Asia Minore, grazie alla Siria appunto vi è questa trasformazione dall'olivo selvatico all'olivo domestico. Il passaggio appunto da olivo selvatico a olivo domestico è avvenuto in Siria, poi appunto dalla Siria si è spostato la
la coltivazione dell'olivo, l'olivo si è spostata nelle isole dell'Egeo e dall'Egeo in Grecia, e poi probabilmente grazie a mercanti greci e fenici è arrivato qui nel Mediterraneo occidentale ed è diventata una delle produzioni appunto tipiche delle colonie magno-greche, particolarmente testimoniato a Sibari e a Taranto, e poi importantissimo è soprattutto il valore simbolico che ha sempre avuto l'ulivo, la pianta dell'ulivo, anche nelle religioni antiche, a partire sempre appunto dalla religione greca, poi appunto il simbolismo dalla religione greca è passato anche alla religione romana, e che è legato al mito di Atena e alla contesa appunto per l'Attica con Poseidone, che Atena vinse proprio per aver fatto il dono più utile all'umanità, che era appunto quello della pianta d'ulivo, che era una pianta che appunto il cui prodotto avrebbe permesso di illuminare le notti, di medicare appunto le ferite e di dare nutrimento e quindi benessere e pace all'uomo. Di qui che nasce poi il simbolismo della pace che ancora noi appunto abbiamo per esempio nella religione cristiana con il famoso ramuscello d'ulivo del giorno delle palme, quindi un valore grandissimo, un valore fortemente appunto simbolico che abbiamo ereditato ancora noi oggi. E quindi a tutto questo ne abbiamo voluto dedicare, a questa storia, perché adesso il museo non vuole più essere un luogo soltanto di esposizione di reperti, ma un luogo dove viene raccontata una storia, dove gli oggetti, i reperti, i miti antichi si vogliono far parlare, insomma, e si vuole dare in qualche maniera la parola. Quindi quello che ci interessa adesso è raccontare appunto una storia a tutti i nostri visitatori. Il Museo Archeologico Lamitino dal 2016 è gestito dal Polo Museale della Calabria, che è l'istituto periferico del Ministero dei Beni Culturali, che si occupa della valorizzazione e della promozione del patrimonio culturale di proprietà statale sul territorio regionale. Il museo raccoglie tutti i reperti provenienti da scavo, ricognizioni di superficie, anche ritrovamenti fortuiti effettuati appunto nella piana lamitina. Il museo è costituito da tre sezioni: una prima sezione preistorica, in cui ci sono importanti ritrovamenti come per esempio appunto il nucleo di choppers provenienti da Casella di Maida, che è la stazione preistorica più antica della Calabria. Poi una sezione invece dedicata al periodo classico, in cui ci sono ritrovamenti che risalgono sia all'epoca precedente alla fondazione della colonia di Terina, datata agli inizi del V secolo a.C., fondata appunto sul golfo di Santa Eufemia dai crotoniati intorno a... Principe di Verona, Roberto D'Amico, Romeo. Giulia! Dove siamo? Qua. Giulia! Da questo lato! Andrea Mariano, Giulia Mazzo, Padre Capuletti, Giuseppe Gambardelli, Madre Capuletti, Aurora Duraccio, Madre Montesi, Claudia. Guarda che colore abbiamo! Tantissimo, c'è tantissimo lavoro, siamo contentissimi perché i ragazzi del pubblico stanno rispondendo, si stanno divertendo, perché io trovo che sia assolutamente educativo. Sono ragazzi dai 13 ai 30 anni che si esibiscono per un pubblico di loro coetanei e cercano di catturare la loro attenzione poi con dei prodotti di qualità, perché il Romeo e Giulietta che stiamo mettendo in scena è quello di Prescovich. Ieri abbiamo fatto Alice nel Paese delle Meraviglie con le scuole materne, le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, ed è stato un successo. Siamo contentissimi della riuscita di questa rassegna, siamo contenti di essere qui a teatro, di più non potremmo desiderare da queste due giornate, è stato bello. Sono loro, non, tutti dicono che io, quando vedono i nostri prodotti, che io faccia tutto da sola, in realtà non è vero, siamo una squadra, perché loro, è il loro posto. Il teatro è il loro posto e lo dimostrano durante tutta la preparazione degli spettacoli e poi durante le nostre prime, quindi tanto, tanto. Quelli che scrivono pazzo, sentite questa come suona, Verona, lo so che qui è come fuori, non si è peggiori né.
appuntamento è per la prossima settimana, sempre su ST Television, per l'almanacco del giorno prima. Arrivederci.